Questi due pezzi che ci hai suonato oggi vengono da un tuo disco solista, diciamo, dopo Bud Spencer o parallelamente Bud Esatto, Spencer e sì. Bill Explosion, hai realizzato anche un tuo sogno di fare un disco molto delta, molto minimale, Sì, se sì. vuoi, nell'approccio. Ce ne vuoi parlare? Certo, diciamo dopo il tour di Do It, l'album dei Bud, ci siamo presi una pausa di un paio di anni, nei quali abbiamo lavorato poi al disco che è uscito poco fa, che si chiama VSP3, il nuovo album dei Bud. E nel frattempo, però, ho deciso di far uscire un album a mio nome, di sola chitarra strumentale, perché Che è volevo. distribuito, scusa se ti interrompo, da Sì. un'etichetta molto coraggiosa e molto attiva. Esatto, è supportato soprattutto da un'etichetta romana che si chiama Bomba Dischi, Bomba Dischi. con la quale mi sono trovato benissimo proprio perché ha creduto in un progetto diverso, cioè un album di chitarra strumentale. Non è detto, no, che possa avere una visibilità di un certo tipo, possa essere percepito come una cosa che fa parte di un ambiente musicale. Cosa che invece sono riusciti a valorizzare. La chitarra comunque è uno strumento amatissimo dal pubblico, poi sai, l'Italia è un paese che almeno mi sembra che riesca a cogliere molto il rock blues, cioè anche se non è nella nostra cultura, siamo riusciti a farlo Sì, nostro. vabbè, gli italiani hanno questo pregio che è quello di percepire anche, cioè, le cose immediate. D'altronde il blues, il rock, comunque è musica molto, molto immediata e probabilmente anche molto sincera. Ecco, un popolo come il nostro riesce a percepire bene questa musica. Per cui, ecco, torno indietro, ho deciso di fare questo album. 10-11 tracce strumentali tra cover e brani miei, dove vado a ripescare tutto un certo tipo di linguaggio chitarristico che più mi affascina, che è quello un po' della chitarra suonata un po' sottovoce, non per forza ad alti volumi, senza troppi virtuosismi, anzi quasi non c'è quasi niente di particolarmente tecnico. È un album da ascoltare, registrato in analogico, con un ottimo suono su vinile, un disco un po' come faceva John Fay con la Tacoma Records negli anni 70, insomma un approccio alla chitarra di un certo tipo. E l'album è stato accolto in maniera felice dalla critica. E mi ha consentito di fare un tour e di proporre anche questa musica negli Stati Uniti, perché poi l'album è uscito anche per un'etichetta americana che si chiama Devil Down Records. Cosa che veramente sono lusingato di questa opportunità, poter suonare anche in America, a Memphis, Insomma, New chiaro. York. E portare la mia musica da La italiano. loro musica a casa loro Sì, non è banale, no, l'idea di aver fatto una cosa che è valida anche per chi, no, l'ha creata, insomma, mi ha dato tanta eh? forza. Senti, volevo sapere, no, questo disco, il tour, adesso però ti stai riproponendo, fra l'altro, come strumentista a disposizione di altri artisti anche Sì, oltretutto. Che cosa ne beh, insomma, ho avuto l'opportunità di potermi confrontare con musicisti che sono Fabi, Gazzè e Silvestri, che conoscevo qui a Roma perché insomma ci si conosce, però non avevo mai avuto, non mi era mai capitato di poterci suonare insieme. Abbiamo registrato delle cose insieme e faremo un tour, diciamo in autunno, insieme. Suonerò con loro la chitarra e altri strumenti probabilmente. Stiamo cercando ancora di di capire capire quali, cosa. magari ci saranno mandolini, non so, delle cose banjo. E un po' tornare, ecco, a prestare il mio modo di suonare per degli artisti, in questo caso tre insieme.
Mi piace molto, è una scommessa, è molto stimolante cercare nuovi linguaggi, approfondirne altri. Ci sono repertori totalmente diversi tra di loro, ognuno con delle esigenze particolari, ognuno con tonalità, sonorità. E ecco, questo Sì, è ciò che tra mi l'altro un piace. disco molto atteso, no? Quello del Super Trio Romano. Beh, caspita, sì. Senti Adriano, ci salutiamo, grazie per essere venuto da noi e bellissima musica, complimenti. Grazie infinite a voi e alla prossima. Okay. Yes.